Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Quanto mi mancava mettermi qua nel mio studio e filmare davanti alla videocamera, perché sarà almeno un mese che vi faccio praticamente solo vlog. Ma come sapete, se mi avete seguito nei vlog, siamo stati in realtà prima in Francia, a Parigi, al concerto dei Muse. Abbiamo fatto qualche giorno a Parigi, ma non ho praticamente filmato nulla, neanche durante il concerto di Muse. Mi avete chiesto in tantissimi perché non vi ho postato nulla, ragazzi. Ho fatto qualche ripresina veloce, ma non ero proprio, cioè volevo staccarmi dai social e così ho fatto. Ma siamo stati al concerto dei Muse, è stata una figata pazzesca. Vi faccio un piccolo riassunto all'inizio di questo video perché ve lo devo, è stata una figata pazzesca. È stato il nostro primo concerto assieme e quindi è anche molto speciale per questo. Poi appunto siamo stati in Italia, sapete già tutto se avete visto i vlog, e adesso sono ritornata ufficialmente nella mia casetta ad Amsterdam. E se mi vedete con il maglioncino, ragazzi, perché qui ci sono 15 gradi, ma oggi ho voluto fare un trucco Barbie inspired molto rosa e quindi questo maglioncino stava perfetto e posso indossarlo perché fa freddo. Quindi oggi, ragazzi, bando alle ciance, ho tantissime cosine da spacchettare con voi che mi sono arrivate mentre ero via in queste 3 settimane, appunto, tra la Francia e l'Italia, in cui non sono stata qui a casa. Sono tornata ed ho trovato una montagna di pacchi, però dovevo assolutamente recuperare anche i pacchi che avevo in Italia, perché metà dei pacchetti mi arrivano in Olanda, l'altra metà le aziende me li spediscono in Italia. Quindi anche in Italia avevo tantissime novità, tantissimi prodotti da farvi vedere, ma li ho dimenticati in Italia, quindi questo video doveva essere molto più lungo, ma sarà soltanto metà di quello che originalmente avevo previsto. Ma vi farò un'integrazione, un altro video, non appena mi faccio spedire i prodotti in Olanda. Iniziamo da questo pacchetto che mi arriva da Benefit. È piccolino però, quindi non so che cosa aspettarmi. Vediamo assieme di che cosa si tratta. La Goof Proof Brow Powder, nuovo prodottino uscito da Benefit, una polvere per le sopracciglia. Promette una tenuta di 12 ore e a lunga tenuta, waterproof, a prova di sudore e a prova di umidità. È disponibile in 10 tonalità diverse. Vediamo che cosa c'è nel pacchettino. Tutta rosa e molto in tinta con il look di oggi, devo dire, molto carina. È una beauty bag rosa, tutta perusciosa, con il logo Benefit qua sotto. La nostra novità, eccola qua, la Goof Proof Brow Powder. Eccola qui, questo è il pack e questa è la nostra polvere per sopracciglia. La colorazione mi sembra anche perfetta per me, la 2.5 Neutral Blonde. Poi nel beauty case c'è anche la Goof Proof Brow Pencil, che è un prodotto già esistente nella gamma Benefit. Adesso hanno fatto appunto lo stesso, cioè della stessa linea, ma il prodotto in polvere. Conosco molto bene questa matita e mi ci trovo molto bene. Spero che anche questa sia Neutral Blonde, sì, e la 2.5 anche questa. Se non la conoscete, eccola qui, da una parte c'è lo scovolino e dall'altra abbiamo la matita che è automatica. E poi c'è il pennellino per applicare la nostra polvere, da un lato c'è lo scovolino per pettinarle, dall'altro invece c'è l'applicatore angolato. Vediamo come si comporta swatchandola, ed ecco qua il tratto, devo dire molto preciso questo scovolino. E magari la utilizziamo assieme in uno dei prossimi vlog, che alla fine i make up, i get ready with me, ve li faccio sempre inclusi nei vlog mentre mi trucco, quindi appunto vi farò sapere, vedremo assieme come si comporta. Poi mi è arrivato questo pacchettino da Pixi Beauty e ci sono, vediamo, 2 prodotti on the glow bronze. Sono 2 stick idratanti colorati, uno è Warm Glow, questo più rosato, adesso li swatchiamo assieme, l'altro è Beach Glow, questo un pochino più scuro. Ho già gli illuminanti di questa linea che sono ottimi, anche se il blush, mi ricordo, era poco scrivente, ma vediamo questi come sono. Che strano meccanismo per andare ad aprire il prodotto, è più automatico del solito, fa questo click, non li avevo mai visti così. Swatchiamolo e vediamo, questo è Warm Glow, ok, anche questo devo dire
poco scrivente, molto idratante, ma colora appena appena. Non penso si possa utilizzare in realtà come blush, ci vogliono tantissime, tantissime passate, ok, sì. Dà un effetto ovviamente un po' dorato, un po' abbronzato, molto leggero, secondo me molto carino da utilizzare su tutto il corpo per dare un po' quell'effetto abbronzato ma comunque naturale, perché appunto non è assolutamente tanto forte. L'altro è Beach Glow, molto più scuro, sembra fin troppo scuro, ma vediamo com'è la scrivenza. Anche qui non è super super forte, sicuramente molto più scuro dell'altro, ma una volta sfumato ha davvero un effetto naturale. Se siete più abbronzate di me in questo momento, anche questo secondo me molto carino su tutto il corpo per dare un effetto bronze alla pelle magari già abbronzata, questo però perché lo vedo parecchio aranciato. Mi sembrano molto carini questi stick, unica cosa peccato che non li abbiano fatti con protezione solare. Sarebbe stato molto carino avere un SPF da utilizzare poi anche per riapplicare, visto che sono prodotti che vanno benissimo anche su tutto il corpo. Poi da Swede mi sono arrivati questi prodotti, spero di pronunciare bene il nome del brand. Ho sentito parlare molto di questo brand, l'ho visto parecchio in giro, quindi sono contenta di aver ricevuto, di poter provare questi prodotti. Mi hanno spedito il Power Duo, cioè il Cloud Mascara e l'Eyelash Serum. Ho visto parecchio questo brand in giro, so che in Italia si trova da Douglas ed hanno questo siero per le ciglia appunto che dovrebbe essere pazzesco, quindi come sapete io adoro i sieri per le ciglia perché mi hanno letteralmente cambiato le ciglia, quindi sono sempre alla ricerca di nuovi sieri che funzionano, perché non tutti funzionano. I due prodottini nella nostra box, mascara e siero ciglia. Voglio vedere com'è il mascara. Intanto il pack per me è super approvato, sono innamorata di questo pack. Covolino in silicone, tantissime setoline molto molto piccoline. Di linea generale amo questi scovolini, sono quelli che sulle mie ciglia funzionano meglio, ma ovviamente proveremo e vedremo assieme. E l'altro prodotto è il Pro Eyelash Serum, vediamo com'è lo scovolino, è esattamente uguale a quello di Revitalash, cioè hanno questo scovolino a pennello piccolino. Altro prodotto che mi hanno inviato è un altro mascara, questo è il Pro Lash Lift Mascara, mentre l'altro era il Cloud Mascara, quindi sono due mascara diversi, questo è un pochino più snello come pack e anche questo scovolino ha le setole in silicone ma è molto diverso rispetto all'altro. Se riuscite a vedere sulla parte sotto, praticamente questo scovolino è liscio e le setoline sono soltanto sulla parte superiore, quindi c'è soltanto una linea con le setoline, il resto dello scovolino è completamente liscio, quindi è praticamente come un pettine e vanno pettinate soltanto con questa parte qua, le ciglia. Altri due prodottini di questo brand sono due, se non sbaglio, eyeliner, sì, sono due eyeliner, entrambi sono uguali, identici, ah no, il nome è uguale, entrambi sono Satin Kohl Eyeliner, quindi con effetto satinato, ma uno è Bright, l'altro è Dusty Brown. Mi aspettavo un nero, ma andiamo a vedere questo Bright com'è, perché sembra bianco, almeno dal quadratino del colore. La punta è un po' particolare, nel senso che mi dà come la sensazione che appena lo provo la punta parte. Comunque è effettivamente un colore molto molto bright, mi aspettavo un eyeliner, in realtà sono matite per gli occhi, quindi è un effettivamente un Kohl ma in versione matita. Wow, super super scrivente, tra l'altro queste sono le matite che io preferisco all'interno dell'occhio se volete rendere l'occhio più grande, piuttosto che utilizzare un bianco che dà molto effetto finto, utilizzate un color burro o un colore rosato come questo. Molto scrivente, molto morbido, devo dire questa matita così swatchandola mi piace. Vediamo l'altra in colorazione Dusty Brown, quindi sarà un marrone bello scuro, wow, molto scuro, molto intenso, super super scrivente, anche questa devo dire mi sembra ottima. Altro pacchettino che mi arriva da Pixi, questi sono prodotti
prodotti di skincare. In realtà non ho indagato su nulla di quello che mi è arrivato, quindi sto scoprendo tutto con voi. Ci sono due prodotti, uno è la Clarity Mist, uno spray per il viso che contiene acido ialuronico, non contiene alcol, è oil free ed aiuta a reidratare e a rinfrescare la pelle. Ottimo, devo dire, quindi per l'estate. Peccato, perché mi sarebbe stato molto molto utile in queste giornate caldissime che abbiamo passato in Italia. E poi altro prodotto sono le Clarity Blemish Stickers, i Clarity Blemish Stickers. Clarity Mist, davvero un prodotto che mi sembra molto molto interessante, che se fa caldo è sicuramente un ottimo alleato da tenere in borsetta. Io amo questi spray rinfrescanti in estate. Vi ho parlato per anni di quello della Van, lo fanno tantissimi brand e sono appunto per me un salvavita in estate. L'altro prodotto sono questi Clarity Blemish Sticker, quindi sono quegli sticker che si vanno ad applicare sui brufoli per farli asciugare e passare più in fretta. Contengono acido salicilico, che è un ottimo alleato come ingrediente contro le impurità della pelle. C'è chi dice che non servono a niente, per mia esperienza questi adesivi, non ho provato in particolare quelli di Pixi ancora, ma per mia esperienza questi adesivi non fanno miracoli, ma fanno decisamente passare il brufolo prima, accelerano un po' il processo, per mia esperienza. Poi mi è arrivato questo pacchetto molto futuristico, tipo stile disco volante. Tra l'altro, avete sentito che gli alieni esistono? In America hanno detto che effettivamente, non si è ben capito, non ho seguito benissimo, ma a quanto pare il governo americano dice che gli alieni esistono. Quindi abbiamo la nostra navicella spaziale. Vabbè, mi è arrivato questo perché non lo so, ne stanno parlando tutti ragazzi, che ne so io, insomma ditemi voi. Da Mesauda mi arriva questo, appunto questo pacchetto con 8 nuovi prodotti che vi stavo facendo vedere sotto sopra, eccoli così dritti, sono compact ma con creme colorate all'interno. Le tonalità sono tutte simil blush e simil terre e sono appunto prodotti in crema. Voilà, vediamo questo che è più una terra come colorazione. Wow, anche questo devo dire super super pigmentato. Sono molto morbidi, una texture molto vellutata. Sono molto naturali, almeno queste due colorazioni sono la 105 Good Times e l'altra la 101 Feeling Yourself. Swatchiamo anche la più scura come tonalità, questa è la 108 Deep Secrets e sembra appunto molto molto scura una volta che andiamo a prelevare, non sono fuoco, ok, prelevare il prodotto. Una volta che lo applichiamo, lo vedete, si può sfumare molto semplicemente. Poi mi è arrivato un nuovo pacchetto da Revitalash. Se mi seguite su Instagram già lo sapete perché ve l'ho fatto vedere nelle storie. Mi sa che questo mi è arrivato tipo un giorno o due giorni prima che partissi per le vacanze. Io amo questo siero, non penso ci sia bisogno di ripetervelo ulteriormente. Questo è il siero che mi ha letteralmente cambiato le ciglia, sono più lunghe, più scure, più folte, incurvate verso l'alto. Ho passato anni a fare extension, a fare laminazione, adesso non faccio più nulla e non ho mai ricevuto così tante domande, così tanti complimenti sulle mie ciglia, sia sui social ma anche dal vivo, mi succede costantemente ragazzi. Il segreto delle mie ciglia, cioè, è sempre lui. E mi è arrivato questo nuovo pacchetto che è molto molto carino, perché non c'è soltanto il siero, ma ragazzi c'è questa borsetta super super cute con tutta la Lash Recharge Collection. Ci sono 4 prodotti o 3 più la pochettina, cioè il Revitalash Advance, la maschera ciglia e sopracciglia e l'eyelash curler, il piegaciglia. Voglio spacchettarla con voi anche qui su YouTube perché è troppo carina per limitarla alle storie Instagram. Guardate che meraviglia, è troppo troppo carina. Ed ecco i prodotti all'interno della bag. C'è lui, il mitico Revitalash Advanced, e lui il siero ciglia. Poi abbiamo la Lash and Brow Mask, quindi una maschera
idratante che stimola la crescita sia delle ciglia che delle sopracciglia. Non ho ancora provato questo prodotto, quindi sono super curiosa. E poi, ultimo prodottino, all'interno c'è anche questo piegaciglia firmato, eccoci qua, firmato Revitalash con il ricambio, con la gommina in ricambio, anche se devo dire che da quando utilizzo Revitalash io non ho più bisogno del piegaciglia. Altro pacchetto super misterioso, questo pacchetto non ci sono indicazioni, ma è di, ho già sbirciato perché non ce la facevo, ero troppo curiosa, ma mi arriva da Diego Dalla Palma. Intravedo già uno dei miei mascara preferiti di sempre, il My Happy Toy. Tutti ormai lo conosciamo, il My Happy Toy di Diego Dalla Palma. Si è parlato tantissimo di questo mascara, lo abbiamo fatto in lungo e in largo anche sul mio canale, sia di questo che del My Toy Boy che era uscito prima. Anche questo è un ottimo mascara, devo dire, preferisco questo al My Toy Boy perché incurva di più le ciglia e riesce secondo me ad andare più preciso a prelevare più ciglia rispetto all'altro. Poi mi è arrivato anche lo stick solare con SPF 50. Molto interessante questo prodotto, è completamente, non so se si riesce a capire, ma è completamente trasparente e ultimamente sono abbastanza in fissa con gli stick protezione solare alta e trasparenti perché posso applicarli sopra il make-up. Se c'era una cosa riguardo l'SPF che trascuravo era forse proprio il fatto di riapplicarlo durante la giornata quando ero truccata, quindi è molto importante, è stato importante per me trovare un prodotto che potessi riapplicare sul viso anche se ho la base con SPF alta, ma va comunque riapplicato durante la giornata e non sapevo mai come fare perché essendo truccata come faccio a picchiettarci sopra un altro solare? Alla fine ho trovato la risposta appunto con questi stick trasparenti. Altre cosine, in questo pacchetto c'è un altro kit, wow che figata, questo è un kit SPF 50, all'interno dovrebbe esserci anche una borsa mare, che figata. Sì, ci sono tre prodotti tra cui questa borsetta per il mare, per portare i solari, davvero molto molto carina, mi manca l'Italia, mi mancano le spiagge. E all'interno della confezione c'è anche un fluido protettivo sempre con fattore 50 ad oro e un after tan, un balsamo lenitivo dopo sole. Altro prodottino, c'è questa confezione, anche questa contiene più di un prodotto, c'è la tutina bodysuit che voglio aprire e vedere subito. È tonificante, modellante e rassodante ed è questa qui, non so come faccia ad essere così piccolina, stranissima, ma è appunto una tuta completa. La tuta si applica immediatamente dopo aver applicato questo prodotto, prima che si assorba completamente, dire almeno 2 ore, ma si può indossare anche per tutta la notte o per 8-12 ore. Altri 3 prodottini in questa confezione sono prodotti make up, abbiamo 1, 2, 3 long lasting liquid lipstick. Super super carino il pack e anche le colorazioni mi sembrano molto molto belle. Oh mio Dio ragazzi, sono innamorata di questi rossetti, guardate che meraviglia, questa è una passata soltanto, cioè sono super super scriventi. Al centro c'è la 42 che è quella più rosata, poi il rosso è la numero 38 e quella un pochino più nude è la 33. Molto molto belli questi rossetti, sono a lunga tenuta quindi li proverò, vi farò sapere come sono, ma a vederli swatchati così li amo. Poi mi è arrivata una nuova box, non ho più la box, ma questi sono tutti i prodotti appunto che mi sono appena arrivati da Yepoda. Non mi soffermerò tantissimo su questi prodotti, so che li conoscete già benissimo, ma mi sono arrivati tutti i backup dei miei prodotti Yepoda preferiti. Mi è arrivato il siero The Purify Hero, questo ne basta pochissimo, lo utilizzo solo quando ho tante imperfezioni. Altro siero mi è arrivato, The Repair Hero, questo contiene niacinamide, lo applico solo la mattina e mi ha aiutato a far sparire tutte le macchioline e le varie cicatrici di brufoli vecchi. The Mist Have, questo è il prodotto che mi sono dimenticata di portare con me in Italia,
vi parlavo appunto degli spray idratanti rinfrescanti che secondo me in estate sono la salvezza. Potete tenerli in frigorifero e poi prima di uscire di casa li buttate nella borsa e sono super rinfrescanti, si possono spruzzare anche sopra il make up, non ve lo rovinano, ma appunto servono tanto nelle giornate calde. Mi è arrivato un nuovo SPF BFF, cioè la crema con protezione solare, questa è quella con protezione 30, ma c'è anche la 50. Mi è arrivata The Midnight Magic, la maschera viso che applico la sera, questa è soltanto per la notte. Detergente per il viso The Bubble Double, detergente in schiuma che utilizzo dopo aver struccato il viso con un balsamo struccante, questo è il The Calm Balm che io adoro di Yepoda. Ne basta pochissimo, rimuove tutto il trucco, anche quello waterproof. E poi ultimo prodottino che mi è arrivato è il The Seatox, la maschera illuminante e ad effetto detox che contiene vitamina C. Altro prodotto che volevo assolutamente menzionarvi in questo video, perché ve ne avevo parlato in un vlog, ma poi non vi avevo detto come mi ero trovata con questo stick. Questo è lo stick Shiseido fattore protezione 50+, e l'ho preso proprio per questo motivo, perché è completamente trasparente. Voilà, e si può applicare anche, non solo, ma anche sopra il trucco e non ve lo rovina. Vi faccio anche l'esempio, ma ve l'avevo già fatto vedere all'opera. E sì, si può applicare tranquillamente sopra il make-up, anch'io ci sono rimasta veramente, ma amo questo stick ragazzi, perché mi ha salvato la vita letteralmente in Italia. Il make-up davvero non si rovina, dura esattamente quanto sarebbe durato senza lo stick, quindi non ha alcun tipo di influenza, non vi rovina la base. Non facciamoci fregare dal pensiero, ok, ho messo una base con fattore protezione stamattina, sono a posto per tutto il giorno. Assolutamente no, anche se siamo truccati, bisogna comunque andare a riapplicare l'SPF durante la giornata, e per me questo è stato la svolta. E poi appunto ho iniziato a vedere altri stick anche di altri brand, ma questo è, ragazzi, pazzesco, è sold out un po' ovunque, è difficile da trovare, se non lo trovate nei negozi lo trovate online, ma appunto per quanto mi riguarda è super super promosso. E poi ultimo mega pacchetto per oggi mi è arrivato da, io non so pronunciare questo nome, quindi se lo sapete datemi indicazioni, Aininos, aiuto, ma so che è un brand made in Italy con ingredienti naturali, e quindi andiamo a scoprirlo assieme. Ci sono tre piani di prodotti. Prima parte, spacchettiamo la scatola. In alto ci sono uno struccante oleoso ed un gel detergente per il viso. Ecco lo struccante oleoso, si chiama Avocado e ragazzi ha un profumo buonissimo. Di questo prodotto l'89,9% sono ingredienti di origine naturale. Gel detergente viso, questo è il D-Purity e contiene il 93,3% di ingredienti naturali. Poi box numero 2, sono magnetiche quindi è un po' difficile staccarle. Box numero 2 ci sono tre prodotti della linea gialla e sono siero idratante, maschera purificante anti inquinamento e poi una maschera contorno occhi. Wow, adoro i prodotti per il contorno occhi, quindi vado a sbirciare e vedere subito questa. Va lasciata in posa 30 minuti e poi si massaggia, oppure si può applicare anche la sera e lasciarla agire tutta la notte. Anche questi sono tutti con il 90+% di origine, di ingredienti di origine naturale. Altra box con altri tre prodottini di questo brand. Adoro perché c'è anche la loro crema occhi e poi abbiamo una crema viso notte e la crema viso giorno. Questa la crema occhi che mi sembra anche molto densa come piace a me. Anche questi hanno un'altissima concentrazione di ingredienti di origine naturale. E questo è quanto per il nostro video di oggi, mia family. Mi rendo conto che probabilmente uscirà abbastanza lungo questo video, quindi
forse tutto sommato è una buona cosa il fatto che io abbia lasciato gli altri prodotti in Italia, e forse è meglio staccare e appunto fare due video diversi. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. Come al solito spero che vi sia piaciuto, ricordate che i commenti li leggo sempre tutti, quindi scrivetemi qualsiasi cosa nei commenti. Se non vi rispondo individualmente nei commenti, rispondo comunque nei prossimi video, anzi uno dei prossimi video sarà anche un domande e risposte sul mio ragazzo, la mia relazione eccetera eccetera, perché so che avete tantissime domande. Quindi mia family, vi mando un bacio gigante, come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e come sempre vi aspetto al prossimo video. Ciao.